è stato quello che più ha spinto affinché avvenisse l'incontro dentro l'ospedale Giovanni XXIII di Gioia Tauro e il consigliere regionale Giuseppe Pedà, che da quando è entrato in seconda battuta a Palazzo Campanella dopo che il consigliere Francesco Cannizzaro si è trasferito a Montecitorio perché eletto deputato lo scorso marzo, si è battuto per capire perché la struttura ospedaliera di Gioia Tauro, pian piano e nel tempo, è stata smantellata di reparti e personale. E malgrado le promesse da marinaio dei vertici dell'ASP Regina, la situazione nell'ospedale gioiese è peggiorata anziché migliorata. In questo momento la politica esercita il proprio ruolo, che è quello di ispezione, di controllo e di indirizzo. È chiaro che non vuole entrare in merito agli atti della gestione che spetta alla direzione aziendale, però oggi siamo qui a Gioia Tauro per ribadire il nostro ruolo e per così fare il punto della situazione, che non è soltanto l'ospedale di Gioia Tauro, ma proprio il presidente Mirabello prima diceva che presto in commissione ragioneremo su tutto quello che riguarda l'intero comprensorio della Piana, quindi l'ospedale Spock di Polistena, Gioia Tauro, Taurianova, Oppido e tutti i presidi sanitari, insomma, che ci sono ancora nella Piana, che vogliamo rilanciare e non chiudere, fino a quando l'ospedale della Piana sorgerà, che non sappiamo in quanto tempo, e quindi oggi il nostro territorio ha sempre più bisogno e necessità di una sanità che dia risposte ai cittadini. L'ospedale unico della Piana non sono neanche cantierizzato, quindi noi ci troviamo davanti a tanti ospedali che comunque hanno delle strutture abbastanza efficienti dal punto di vista strutturale, come quello di Gioia Tauro, e che vanno rilanciati. E certamente, per esempio, Gioia Tauro può servire a decongestionare Polistena, ma vogliamo anche che tutti gli altri presidi che in ogni punto e porzione di territorio, e proprio specificatamente di questo territorio, il territorio della Piana, c'è Taurianova con la dialisi, Oppido, Mamertina attualmente ospita la lungodegenza, e tutti gli altri presidi sanitari funzionino al meglio per dare delle risposte appunto di primo intervento quantomeno ai nostri cittadini, perché no, qui ci sono anche degli specialisti bravi che stanno mettendo la loro professionalità a 360 gradi a disposizione del territorio, dei cittadini, e quindi bisogna aiutarli, dargli man forte. Ora la direzione aziendale ha assicurato che rispetto ai posti decretati da Scura stanno partendo le procedure concorsuali per nuovi operatori, sia medici che paramedici, quindi siamo quantomeno ottimisti che la situazione può solo migliorare e non peggiorare.